Purtroppo io non ho notizie certe su quando uscirà questo film, taggo la produzione che magari sicuramente invece ne ha, perché so che c'è grandissima attesa nei confronti dell'Ombra di Caravaggio, questo straordinario capolavoro. Devo dire che continua a funzionare alla grande e d'altro canto sto continuando a pubblicare tutti i giorni storie sia di allenamenti che post allenamento spogliato, proprio per mostrare che se funziona su di me può funzionare anche molto meglio su voi che siete più giovani. E questo a cui sto rispondendo che cos'è? Se non il videoblog. Non è più quotidiano, perché purtroppo insomma gli impegni sono tanti, il lavoro è tantissimo, il business mi sta prendendo molto in questo periodo perché sta andando molto bene, non riesco a farlo tutti i giorni. Allora, Janella ha un problema alla milza e stiamo cercando adesso di capire di che natura. A breve farà la biopsia e vediamo un po'. Speriamo bene. Incrociate le dita anche per me, per favore. Incendiati è proprio la parola esatta, la gente sta proprio bruciata in testa e questo periodo che abbiamo vissuto, questi due anni, non hanno giovato. Tutti pensano che il mondo giri intorno ai propri gusti. Ecco, buffo. Allora, io sinceramente voto per Catello Maresca, non mi nascondo dietro un dito, ci metto la faccia senza nessun problema, ci mancherebbe altro, perché ritengo che per la città di Napoli solo una persona che ha fatto della legalità la propria bandiera possa essere utile. Sì, abbiamo ripreso alla grande, c'è stato questo grande evento domenica scorsa, ce ne sarà un altro a breve, sarà a Barcellona. Se vorrai partecipare, segui le mie stories e vediamo come fare. Ti abbraccio. È sempre un piacere ed è sempre bellissimo sapere che ci sono persone che ti stimano e che quindi, insomma, l'onestà paga, sempre. È verissimo, capita anche a me. Tu cammini per la strada senza mascherina, all'aperto, sei da solo, cammini, normale, senza, ci mancherebbe altro. Quello ti viene incontro, si gira, se la alza. Psicopatici, patofobici. E anche un minuto di silenzio per quelli che pensano ancora convinti che siamo ancora in pandemia e che il virus non sia ormai chiaramente diventato endemico. Silenzio. Guarda, è assolutamente vero che non parlo volentieri di questo argomento, che è divisivo come poche cose, perché dopo anni di terrorismo psicologico la gente sta veramente bruciata e molti non si chiedono come mai nel resto del mondo. Come per dire, è vietato, non si può dire, perché se ti piacciono di più Gigi e Rossi, e vuol dire che gli altri sono macchiati, quindi non si può dire, deve piacere quello che piace a loro, in silenzio. Non è assolutamente così. Non conosci il piano marketing di Kikos, che ci sta, perché non è mica obbligatorio che tu lo debba conoscere per forza, ma da quello che scrivi è assolutamente evidente che non lo conosci. Ti abbraccio. Non hai bisogno di farti perdonare, stiamo semplicemente discutendo di un argomento in grande civiltà e simpatia, ma ti dico che non è nemmeno difficile in realtà, dipende solo ed esclusivamente dal tuo operato.